I am honored to meet the famous Carlos. You have become a star. I would have preferred spectacular operation. The next OPEC meeting, we will take the ministers hostage. You're brave. Anyone who resists will be executed. Anyone who doesn't obey our orders will be executed. Anyone who panics will be executed. You fear for your life! I'm a soldier! I'm not a martyr! Carlos è un'opera monumentale che rimarrà nella storia del cinema. Come, insomma, come guarda questo progetto? Oggi che ha varie versioni, questa cinematografica, se ne è stato a Cannes, qui a Roma. È stata un'avventura, in più di essere un film, è stata un'avventura collettiva e io penso che non ero completamente consciente di quello che facevo quando ho iniziato, quando ho messo in mosso questa macchina. Se lo avrei saputo, non sono sicuro se mi sarebbe avventurato in queste zone. Quando ho iniziato a fare il film, avevo la coscienza di fare qualcosa di eccezionale, nel senso che non hai molto spesso entre le mani un tema così potente, un personaggio così potente e la possibilità di fare un film che esce dall'inquadratura dal cinema contemporaneo, perché nel senso della durazione, semplicemente. Avevo l'impressione di fare un film su un personaggio eccezionale che per qualche ragione non è stato toccato dal cinema. E come se lo spiega? Qual è la ragione? La ragione... C'è una razionalità. La razionalità è che, diciamo che Carlos non è francese, la sua storia ha vissuto pochissimo in Francia, ma la sua storia è francese in un certo modo, perché i fatti maggiori del suo percorso hanno a vedere con la Francia, l'uccisione dei poliziotti Rutulier, la bomba al drugstore di Parigi, le bombe per fare liberare la sua moglie negli anni Ottanta. Dunque è una storia francese, ma la cosa è che non ha connessione con la politica francese. Carlos non ha mai avuto una connessione con i politici della sinistra o dell'ultra sinistra francese del suo tempo. I suoi comparsi erano tedeschi, lebanesi, mai francesi. Dunque la sua storia non ha i personaggi francesi e non parlano neanche francese e anche il suo destino, la sua storia accade fuori della Francia. Dunque è una storia francese che non si può teoricamente fare nel contesto del cinema francese, perché quando fai un film francese bisogna che hai personaggi francesi che parlano francesi e bisogna di essere più o meno girato in Francia. Dunque cade in un spazio vuoto della produzione francese. Quindi quanto è importante poter fare della televisione di qualità o del cinema legato alla televisione di qualità e rimanendo fedeli a se stessi? Una cosa che fanno in America, ma in Europa... Sì, capisco. Io direi che è una questione di libertà. È veramente un po' un'astrazione dirlo così, ma io considero che quando c'è libertà c'è cinema. The Cold War is over. You are a historical curiosity. You betrayed us and you will pay the price.